Salve a tutti amici di Spazio e bentornati sul nostro canale YouTube. Fare uno screenshot è una cosa semplice e forse a tratti anche un po' banale, ma non è così scontato se abbiamo esigenza ad esempio di fare screenshot più lunghi, quindi a qualcosa che va oltre la singola schermata, come può esserlo un'intera chat oppure un catalogo all'interno di un'app dove abbiamo necessariamente bisogno di scorrere. Come facciamo quindi a fare uno screenshot lungo? Ve lo spiego dopo la sigla, però prima di iniziare vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ricordando cosa molto importante di attivare le notifiche facendo un clic sull'icona della campanellina. Per prima cosa rechiamoci su App Store e scarichiamo un'app totalmente gratuita chiamata Tailor. Questa app sarà fondamentale per creare ed organizzare i nostri screenshot lunghi. Mettiamo caso che io ad esempio voglia inviare ad un mio amico uno screenshot del mio profilo Instagram, che tra l'altro vi invito a seguire, però voglio inviarlo comprendendo anche alcune foto che ovviamente nel singolo screenshot non uscirebbero. Per fare uno screenshot lungo iniziamo quindi col farne uno singolo all'inizio della schermata facendo una pressione contemporanea sul tasto laterale e sul tasto volume su se siamo su iPhone X e successivi, oppure sul tasto di accensione e sul tasto home se siamo su iPhone precedenti ad iPhone X oppure su iPhone SE 2020. A questo punto scorriamo un po' la pagina e facendo attenzione che sia ancora visibile almeno un pezzettino dello screenshot precedente, facciamone un altro. Praticamente dobbiamo ripetere questa operazione finché non avremo catturato tutto ciò che ci interessa. Fatto l'ultimo screenshot, nel mio caso mi fermo qui visto che voglio mostrare solo le foto che ritengo migliori, ovvero le ultime, usciamo dall'applicazione e apriamo Tailor, ovvero l'app che abbiamo scaricato poco fa. Al primo avvio Tailor ci chiederà di permettere l'accesso ai nostri screenshot, cosa che ovviamente noi accetteremo facendo prima un tap qui sopra e poi un altro tap sul tasto OK. Appena avviata l'applicazione, questa riconoscerà automaticamente gli ultimi screenshot e li unirà secondo un algoritmo intelligente in grado di raggruppare screenshot appartenenti alla stessa schermata e unirli fra di loro nell'ordine giusto sovrapponendo poi le parti in comune. Ecco perché prima vi ho raccomandato di lasciare sempre negli screen successivi un pezzettino di quello precedente, perché in questo modo aiutiamo l'applicazione ad avere un punto di riferimento durante l'elaborazione. Quando Tailor avrà finito di elaborare, possiamo salvare finalmente lo screenshot facendo un tap sull'icona di condivisione, dove potremo scegliere poi se inviarla direttamente ai nostri amici oppure semplicemente salvarla nel nostro rullino fotografico. Tailor ovviamente è un'app gratuita, però richiede un piccolo acquisto in app di 3,49€ per rimuovere eventualmente pubblicità e il logo dallo screenshot finale. Quest'ultimo però si può rimuovere facilmente anche senza pagare, tagliando semplicemente l'immagine finale. Quindi salviamo l'immagine, apriamo l'app foto e selezioniamo lo screenshot dove andremo a fare poi un tap sul tasto modifica. Qui selezioniamo la voce che ci permette di tagliare l'immagine e andiamo a ridurre il quadro in modo da tagliare fuori il watermark. Quando saremo soddisfatti del risultato possiamo fare un tap sul tasto fine per salvare definitivamente l'immagine. Bene, adesso siete in grado di scattare singoli screenshot un po' più lunghi. I vostri amici mi saranno sicuramente grati per questo, ma penso anche voi, visto che vi permetterà questo trucchetto di mantenere un certo ordine all'interno del rullino fotografico. Se questo video vi è stato utile o semplicemente vi è piaciuto, vi prego di farcelo sapere lasciando un bel mi piace a questo video, un commentino qui sotto. Se non l'avete già fatto, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale facendo anche un click, cosa molto importante, sull'icona della campanellina per attivare le notifiche e seguirci su tutti i nostri social. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Spazio.